Ma era un passaggio importante che dovevamo fare rispetto al mondo dell'informazione. Sono passati quasi 20 anni per dare attuazione a una legge nazionale. La legge che abbiamo approvato prevede fondamentalmente due cose. Un elemento di tutela per i giornalisti professionisti, nel senso che la legge prevede che le istituzioni, la regione, gli enti collegati debbano dare vita a centri di informazione nei quali impegnare i giornalisti professionisti. Per la comunicazione istituzionale, per informare i cittadini dei servizi di cui possono godere, per raccogliere eventuali reclami, cioè per fare un lavoro istituzionale di avvicinamento delle istituzioni ai cittadini. Prevede anche, ovviamente, per questo, la possibilità di dare lavoro a decine e decine di giovani nelle istituzioni, negli uffici stampa delle istituzioni. Poi c'è un secondo capitolo che riguarda gli aiuti all'editoria locale, emittenti radiofoniche e televisive. Diamo un aiuto, ovviamente sulla base di un regolamento che andiamo ad approvare, che serve a stabilizzare decine di giornalisti che a volte vivono in emittenti televisive locali in una condizione di difficoltà, di precarietà. La legge prevede che si diano aiuti a chi ovviamente rispetta i contratti nazionali di lavoro, incentivi per la stabilizzazione del personale, valorizzazione delle autoproduzioni. Insomma, una legge che fa fare alla nostra regione un salto di qualità, consente di dare lavoro a centinaia di giovani professionisti e consente anche alle nostre emittenti locali di avere un po' di respiro economico. Presidente, una legge rivoluzionaria... Una legge rivoluzionaria che abbiamo aspettato 18 anni per averla. Per quanto riguarda l'approvazione del regolamento? Ma credo poche settimane, e lo faremo ovviamente così come abbiamo fatto per la legge, collaborando con l'associazione giornalisti, con i sindacati che vi rappresentano, con la GCOM. Siamo interessati ad avere un regolamento che sia il più aderente possibile alle esigenze del mondo dell'informazione, quindi credo che chiuderemo a brevissimo anche il regolamento. Grazie. Scusi. Beh, siamo riusciti a fare un primo passo, adesso dobbiamo fare il regolamento di attuazione e deve essere fatto nel più breve tempo possibile per dare risposte concrete alla categoria, ai colleghi giornalisti, agli editori, a coloro i quali lavorano sia nel campo dell'emittente radiofonica e televisiva, ma anche ai siti web. Fare un regolamento chiaro, trasparente, che sia accessibile a tutti. Mimmo, tu parlavi nel tuo intervento di rivoluzione. A cosa ti riferivi? È una rivoluzione istituzionale questa della campagna, perché una volta applicata la legge e messa un regolamento di attuazione, non sarà più consentito alle pubbliche amministrazioni di utilizzare metodi clientelari nell'assunzione dei colleghi giornalisti. Manca ancora qualcosa, Laura? Sì, è stato fatto un lavoro importante, sicuramente siamo ad un momento sicuramente storico dopo 18 anni, era importante avere una legge che riguardasse l'informazione, la comunicazione e l'editoria locale in Campania, ma adesso diventa il momento, diciamo, da adesso si inizia il lavoro più importante, che è quello del regolamento attuativo. Il sindacato è intervenuto, diciamo approvato, a integrare il testo che era arrivato in consiglio. Diverse delle nostre proposte sono state accolte, comunque recepite, quindi questo è motivo di soddisfazione. Ovviamente guardiamo con grande interesse al lavoro che inizia da questo momento con la Giunta per delineare il regolamento, come dicevo. Questo sia per i colleghi che lavorano negli uffici stampa istituzionali, che per i colleghi che lavorano nelle testate, nelle emittenti radio televisive e di carta stampata delle agenzie regionali, e per i colleghi del lavoro autonomo, della libera professione, perché bisogna guardare ad uno scenario che è molto complesso, non è più quello di 15-20 anni fa, e quindi tenere insieme tutta quanta una serie di esigenze, perché in un momento così forte di crisi del settore dell'informazione e dell'editoria è importante quindi, insomma, definire un regolamento che riesca ad essere un regolamento che dia pari opportunità e veramente grandi chance ai colleghi.